25 dicembre, Natale. Un minuto con Padre Pio per raccontarvi questa giornata bellissima. Come era contento Padre Pio quando celebrava il Natale. La cronistoria del convento ci racconta ogni anno qualcosa di speciale sul Natale e Padre Pio, come attendeva il Natale, la sua gioia. Addirittura molti confratelli raccontavano che Padre Pio diventava un bambino, era così felice, era così contento del Natale che gli si apriva il cuore. Ecco, però vogliamo raccontarvi un Natale particolare di Padre Pio, ce lo racconta la cronistoria del convento e anche l'epistolario numero 4. Perché quella sera, al termine di tutte le celebrazioni, quindi gli auguri, gli amici, quindi possiamo immaginare, siamo prima del 1928, Padre Pio aveva terminato la giornata, aveva lasciato i suoi confratelli che consumavano la cena al refettorio e lui si era ritirato in cella con il rosario tra le mani e si fermò dinanzi al presepe che i confratelli avevano realizzato nel corridoio del convento. Lo guardò quasi con un po' di tristezza e nella solitudine del corridoio ritornò nella sua cella. Cominciò a pensare al Natale trascorso a casa, in famiglia, con mamma Peppa, con papà Grazio, con i suoi fratelli. Com'era il Natale a Pietrelcina? Nella sua bella e cara Pietrelcina. Lui allora prese carta e penna e scrisse una lettera alla mamma. Carissima madre, non voglio farlo passare questo Natale senza esprimervi i miei sentimenti e la mia gratitudine, che nutro per voi, che foste e siete ogni ora la persona a me più cara, e che tanta cura e diligenza usaste per la mia buona educazione. In questo giorno così bello non mancherò da parte mia di innalzare ferviti voti al Divino Infante affinché faccia discendere sopra di voi e di tutta la famiglia le più elette sue benedizioni in questa vita e vi dia il santo paradiso nell'altra. Intanto, cara madre, io voglio sperare che voi non sarete nel numero di quei falsi cristiani quali fanno consistere tutta la festa nel piacere sensuale, ma che anzi la facciate consistere principalmente nell'essere in amicizia con Dio. Quindi, cara madre, vi esorto a disporvi a celebrare questo alto mistero con una sincera contrizione dei vostri mancamenti verso la divina bontà, con una fervidissima comunione, per quindi poter così ricevere le benedizioni di questo straordinario bambinello. Vi prego di augurare anche per me buone feste al caro maestro, a tutti i miei zii, a papà. Voi mi saluterete tutti, gli amici, i parenti, il maestro, con le rispettive famiglie, baciando poi voi e alla nonna la destra e dando alle sorelle un affettuoso bacio, mi dico, vostro figlio Fra Pio. Era la lettera che scriveva Padre Pio da Pietrelcina a sua mamma Peppa.